è l'ossatura portante dell'estate bolognese, l'appuntamento quotidiano, serale, che raccoglie ogni volta migliaia di appassionati e semplici spettatori davanti al maxi schermo di Piazza Maggiore, tanto per il grande capolavoro del passato quanto per il film di nicchia semi sconosciuto. È la magia di Sotto le stelle del cinema, oltre 50 serate in Piazza Maggiore con il grande cinema curate dalla Cineteca di Bologna. Si parte il 18 giugno con la nuova opera di Giorgio Diritti e si prosegue fino a Ferragosto, ma qualche titolo già si conosce. Uno dei protagonisti dell'estate 2016 sarà Marlon Brando, da Un tram che si chiama Desiderio a Il Padrino. Omaggio anche al cinema italiano per i 100 anni di Dino Risi, con il restauro de Il Sorpasso il 21 giugno. Un titolo straordinario, Amarcord di Federico Fellini, il 19 giugno, con un preziosissimo montaggio realizzato da Giuseppe Tornatore, con tagli e sequenze inedite, scoperte lo scorso anno proprio durante la realizzazione del restauro. La Carmen di Bizet, trasposta sul grande schermo da Francesco Rosi, all'appuntamento del 23 giugno con Ruggero Raimondi. Il 24, una serata tutta dedicata ai fratelli Lumiere, in concomitanza con l'inaugurazione della mostra loro dedicata nello spazio sottopasso di Piazza Reenzo, e una selezione dei loro film commentati dal vivo da Thierry Fermont, curatore a sua volta della mostra. Il 25 giugno poi la partenza ufficiale del Cinema Ritrovato, il festival nel festival dedicato alle pellicole restaurate nel laboratorio della Cineteca. 400 titoli dalla mattina alla sera in 5 sale, cui si aggiunge l'appuntamento in Piazza Maggiore, e lì potremo rivedere Tempi moderni di Charlie Chaplin, un titolo che compie 80 anni, accompagnato dal vivo dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, ma anche One Eyed Jacks, film diretto e interpretato da Brando nel 1961. Due nuovi restauri del progetto Keaton, The High Sign e Cops, 29 giugno, e poi L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi. Il cinema del presente al volto di Valeria Golino, attrice e produttrice, protagonista in giuria dell'ultimo Festival di Cannes. Ancora al volto di Marlon Brando, a cavallo fra i mesi di luglio e agosto, e conclusione affidata a Dino Risi.